Venerdì 28 marzo 2014, nel Palazzetto dello Sport di Cerreto Desi, si è tenuto il convegno dal titolo Impegno e legalità, Falcone, uomo e magistrato. È intervenuta Maria Falcone, presidente della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. La sorella del magistrato ha raccontato soprattutto di come suo fratello si è impegnato a combattere la mafia, dimostrando un alto senso delle istituzioni e della giustizia. Per lui le mafie si sconfiggono prevalentemente con l'educazione e per questo motivo Maria Falcone ama incontrare scolaresche di tutta Italia. Maria Falcone, l'associazione da lei creata, di cosa si occupa? Beh, si occupa di portare ai giovani la storia dei magistrati e di tutte le vittime di mafia morte in Sicilia, perché credo che sia necessario portare ai giovani appunto i valori nei quali questi uomini hanno creduto, che sono soprattutto l'amore per la democrazia e il senso dello Stato. Secondo lei, quale deve essere il rapporto fra politica e cittadini? La politica dovrebbe farsi carico della lotta alla criminalità organizzata, perché è qualcosa che veramente opprime la nostra società, opprime dal punto di vista sociale ed economico. E quindi battere la mafia nel sud d'Italia potrebbe significare creare un'economia libera e che potrebbe a sua volta diventare un volano per l'economia di tutti. Paese.